Benvenuti ad una nuova edizione del TG di DireGiovani.it. Donatori di entusiasmo, riparte il tour di Non ci ferma nessuno. Ha preso il via oggi presso il Centro Congressi del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'Università La Sapienza di Roma la prima tappa della seconda edizione del tour Non ci ferma nessuno. Il progetto, dopo il successo di numeri della scorsa edizione, riparte proprio dalla Sapienza di Roma, la più grande università d'Italia. Il format, ideato dall'inviato di Striscia la Notizia Luca Bete, nasce con l'intenzione di raccogliere i sogni, le storie e le speranze degli studenti. Attraverso la creazione di una community virtuale, una divertente app e una serie di appuntamenti all'interno dell'università e delle scuole, verrà alimentata la più grande comunità italiana di donatori di entusiasmo, che quest'anno avrà anche una speciale finalità benefica. In occasione della giornata di oggi, Luca Bete incontrerà i ragazzi. Un evento originale e ricco di entusiasmo, durante il quale l'inviato di Striscia la Notizia, partendo dalla sua esperienza personale, dialogherà con gli studenti e darà loro utili consigli per affrontare la vita con ottimismo e non arrendersi davanti alle difficoltà. Social Book Day, pagine social e community per promuovere la lettura. Un invito alla lettura globale che parte dalle pagine e le community dedicate ai libri per poi coinvolgere tutti. Nell'era dei social network arriva oggi la terza edizione del Social Book Day, la giornata dedicata ai libri, nel corso della quale i nuovi canali digitali possono permettere di sostenere un fine sociale molto importante, leggere di più. È noto infatti che, secondo le statistiche italiane e straniere, in Italia si legge poco e si acquistano pochi libri. L'iniziativa, ideata e sostenuta da Libreriamo, la piazza digitale per chi ama i libri e la cultura, coinvolge tutti i protagonisti della cultura digitale. Le diverse pagine Facebook dedicate alla lettura e alla promozione della cultura italiana, i profili Twitter dei protagonisti del mondo editoriale, italiano ed internazionale, YouTube, blog, community e forum dedicati ai libri. Protagonisti di questo terzo Social Book Day sono i book lovers ed i culture lovers, gli amanti della cultura e dei libri, invitati sulle diverse piattaforme social a inviare un loro pensiero e un'immagine virale, al fine di ribadire il proprio amore per la lettura e a sostenere l'importanza della cultura. Basta twittare o pubblicare su Facebook e su tutte le altre piattaforme una frase personale, un pensiero, una citazione del proprio autore preferito, un claim a sostegno della lettura e dei libri, e in cui sia sempre presente l'hashtag Social Book Day. Oltre le frontiere, anche della matematica. Torna futuro remoto. Con la conferenza Matematica senza frontiere di Alessio Figalli, giovane matematico professore dell'Università del Texas di Austin, si apre la 29esima edizione di Futuro Remoto, Le Frontiere. L'appuntamento è per oggi alle 19 a Città della Scienza, a Bagnoli. La manifestazione si svolge a Napoli, quest'anno per la prima volta in piazza Plebiscito, da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, dove verrà allestito un villaggio per creare una grande festa della scienza e della partecipazione sociale. Un evento che vede il coinvolgimento diretto e il protagonismo di oltre 15 istituzioni, centri di ricerca, università, associazioni culturali e artistiche, scuole e naturalmente le istituzioni. Promosso dalla Fondazione IDIS Città della Scienza, dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'evento ha come copromotori l'Istituto Universitario Orientale e le altre università della Campania. Quella di quest'anno sarà soprattutto la festa dei ricercatori, dei docenti e dei ragazzi delle scuole della Campania, che producono innovazione, talenti e con essi cultura e tolleranza e integrazione. Proprietario di Google per un minuto. Anche se solo per un minuto, può vantarsi di essere stato il proprietario del dominio google.com. Questa, in sintesi, è la bizzarra storia di Sanmai Ved, ragazzo indiano che ha acquistato il prezioso dominio a soli $12 l'anno, grazie ad un bug informatico. Immediata però è stata la risposta dei responsabili di google.com, che, notato l'errore, hanno bloccato la proprietà del dominio dopo solo un minuto, allegando le loro scuse. Ma non è tutto. Accanto alla risposta di Big G, il ragazzo ha ricevuto una ricompensa di $10,000, che ha deciso di donare interamente in beneficenza. Una svista, quella della società di Mountain View, che sarebbe potuta costare molto cara, se al posto di un giovane onesto ad acquistare il dominio fosse stato un malintenzionato. Questa era l'ultima notizia. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!